Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio parlarvi di una parte della mia alimentazione in gara e voglio farvi vedere come fare i carboidrati da mettere nelle flask utilizzando le maltodestrine. Queste ultime hanno un'ottima solubilità in acqua, un buonissimo assorbimento e sono molto rapide da digerire. Pensate che la loro digestione comincia dalla bocca, quindi le energie le si hanno a disposizione praticamente subito. Sono quindi un'ottima fonte di energia per gare o allenamenti molto intensi, in alternativa delle fonti alimentari di glucosio come possono essere gel o barrette di più difficile assimilazione. Mi serviranno quindi delle maltodestrine. Io utilizzo queste, in questo caso, ma non farei troppo caso alla marca, prendo quelle che ci sono di solito al supermercato. Il fruttosio, anche questo lo si può trovare praticamente ovunque. E del succo di limone. Le maltodestrine hanno, secondo me, un lato positivo che sono in sapore, quindi si possono insaporire come uno vuole. Io uso il succo di limone, ma si può utilizzare anche della Coca-Cola, del succo d'arancia, dipende dal gusto di ognuno di noi. Una bilancia e una flask e dell'acqua, ovviamente, per andare a diluire il tutto una volta creata la miscela. Andiamo quindi a vedere come unire tutti gli ingredienti. Accendiamo la bilancia. Andiamo a mettere 30 grammi di maltodestrina. Ovviamente sempre i miei cocci. 20 grammi di fruttosio, il succo di limone lo vado a mettere dopo una volta inserita la miscela nella flasca. Utilizzo un cucchiaino, il top sarebbe un imbuto, ma devo comprarlo. Va benissimo anche il cucchiaino, ci si mette un po' di più, ma è lo stesso efficace. Rischiano di fare dei pocci se si è un po' maldestri con me, però va bene, dai, ci accontentiamo. Ok, vado ad aggiungere il succo di limone, vado a mettere giusto un goccino, giusto per insaporire, e vado a miscelare il tutto con l'acqua. Non vado a riempire la flask del tutto perché così facciamo sciogliere bene le maltodestrine. Manca ancora un po' d'acqua. Aggiungo la vinetta. Ok. Ed ecco la nostra flasca pronta all'utilizzo. Assaggiamo. Buono. Spero che il video vi sia stato utile. Per il rapporto maltodestrina-fruttosio, provate sempre prima in allenamento perché ognuno di noi è fatto a suo modo. Caricare comunque troppo di maltodestrine mi dà dei problemi alla pancia, quindi il consiglio è quello di provare e provare fino a che non trovate il vostro equilibrio e il vostro dosaggio ottimale. Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video.